Simone in canna, bello, bello. No! Ma no, porco Giuda! Benvenuti in questo nuovo video. Quello che avete appena visto, specialmente la parte finale, come potrete immaginare, non è niente di buono per quello che riguarda la mia pescata. Naturalmente guardate il video dall'inizio alla fine perché le catture non mancheranno e potrete capire che è importante controllare l'attrezzatura. In questa bellissima scaduta ne succederanno di tutti i colori. E quindi vi auguro una buona visione. Pronti? Via! Ok, come vedete abbiamo una super situazione di inizio scaduta. Ancora il mare è fortissimo, però il vento sta calando, quindi mi aspetto uno scadutone su questa bella schiumata. Non ho portato i waders, pensavo che non fosse così forte, ma comunque gli stivali, anche se corti, e sono abbigliato bene per il freddo perché sta facendo finalmente freddo. Qualche piccola nevicata sui monti del Pollino l'ha fatto. Iniziamo questa bella pescata con attrezzatura pesante, media diciamo. Lanciamo qualche pella artificiale visibile, perché l'acqua è molto morbida. C'è il sole, abbiamo una situazione di spostamento di pressione verso l'alto. Fortissima corrente, come vedete, ancora un po' di vento freddo proveniente da nord, però con queste condizioni tra poco potrebbe essere facile incontrare i predatori. E quindi iniziamo questa bella pescata a spinni. Ormai siamo nel pomeriggio, quindi mi faccio la serata. Ho pescato un po' con il tide, abbastanza, oggi è abbastanza complicato. Ho un artificiale che non uso quasi mai, il più grosso long jerk. Con 190 della Seaspin. Qua c'è il super palettone, non è facile l'amore, ma in queste condizioni ogni tanto ha dato qualche soddisfazione. Un'azione super naturale, lancia bellissima, dimensioni, peso che anche per la pesistica in te. Ok. Per muoverlo bisogna cercarlo per bene. Lo scodinzo lì non è accentuato, ma con cercate forti si muove parecchio. Ok, è un artificiale col quale si può fare anche selezione, perché è bestione. No, pescare con 190 è in queste condizioni molto pesante. Adesso devo posarmi un po', proverò con un artificiale un po' più piccoletto. Vorrei metterci un artificiale ben visibile e che manovra e si lancia con facilità. Max Rack, anche questo qui è un artificiale super dotato per pescare queste condizioni. Lancia poco poco meno degli altri, arriva dove andiamo. Adesso è un bello sera, bello, no? Bello, 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 attenzione, 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 bello, 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 tarato, mentre ci siamo, bellissimo, come si va? L'hai visto? L'hai visto zumbare? E ti ha visto cazzo di sera? Porco giù! Sì, sì, ci sono passato proprio due secondi! Porca puttana, l'hai visto zumbare? Il lo era! Tranquillo!
bellissimo. C'è una sessione di nacque. Sì, a voglia. Bello. E andiamo alla misura. L'audio del video purtroppo è un po' rovinato dal vento, ma stiamo trovando una soluzione anche a questo problema. Presto la sentirete molto bene sul canale. Ah, bellissimo. Ok, si può utilizzare. Andiamo con la misura più piccola, guarda che il primo ferro è uscito con questa misura. C'è. È vero, cioè, no, nonostante questo mare sono viste delle mancanze, quindi abbiamo montato il giro laggiù, ma portiamo qua. Simone incanna quello che credo sia un serra. Serra, Simone. Sì, non serve. Secondo me. O tu biglietta. Serra, serra. Leccia. Piccola lecciamia. Bella. Eccola qui. Come al solito mangiano sulla schiena. Cioè mangiano. Colpiscono di schiena per stordire l'esca. Questa è facile da slamare. La Madonna. Eccola qua. Facciamo un bel rilascio, aspetta che vado dall'altra minzina, ne indovino prima io lo lascio, vabbè, comunque, mi chiude? Ok, secondo pesce di questo pomeriggio non catturato da me, naturalmente questo video lo vedrete perché un bel serra è la lecciamia, ancora non è finita perché finalmente sta leggermente calando il vento, quindi abbiamo tutti quanti con queste condizioni, con la corrente che c'è, con un artificiale da 190, 70 e 60, vi assicuro, abbastanza pesante. Questo c'è la palettina più piccola, si manovra bene adesso, prima era un po' più difficile, e secondo me è la misura giusta per provare ad incannare qualche pesce. Eccolo. Bella luna, ci farà pescare un altro po', vediamo un po'. Madosca.
La piccia videocamera che è la 360. Oh. Madonna, che è? Madonna, che è? Madonna. No! Ma no, porco Giuda! No! Ma no, porco Giuda! Madonna! Perso un bellissimo pesce giù, shoreline, molto probabilmente alletterato. Guardate che bella scia che fa questa luna piena qui di mare. La maledizione del primo pesce continua. Ancora peschiamo un altro po', ma credo che ormai sia palese che chi prende il primo pesce rimane con quello e gli altri guardano. Bel combattimento, però si vede nel video. Il 90% del combattimento, come al solito, lo perdiamo a riva. L'ho visto, lo stavo per tirare fuori e si è slamato. E va bene così. Se non dovessi più prendere niente, anche perché sto continuando in questo momento, il video lo chiudo qui e ci vediamo alla prossima.